Lily, ciao. Sei qui? Sono passata a prendere dei dischi. Maria mi ha detto che stavi facendo il bagno. Dammi un bacio, so. Non ti vedo quasi mai, figlia certo, mia. Come fai a vedermi se stai fuori tutto il giorno? E tu stai fuori la notte? Beh, non mi piace stare chiusa in casa. Preferisco uscire, divertirmi. E adesso dove stai andando? A sentire la musica con Manu. Con Manu? Manuele, mamma. Quel ragazzo capellone che hai portato l'altro giorno? Lily, mi preoccupa che tu esca con certa gente. Come certa gente? Mamma, lui è un tipo incredibile. Un tipo incredibile, come dici tu, può fare cose che possono essere sconvenienti, che ti possono danneggiare. Figlia mia, io non vorrei che... Mamma, smettila, vuoi farmi la predica ora? Su, non essere noiosa, per favore. Ma cara, è più che naturale che io sia preoccupata. Sei mia figlia e desidero il meglio per te. Ti vuoi intromettere in qualsiasi cosa, vuoi sempre controllarmi, tenermi in pugno. Sono cresciuta ormai. Ti sto semplicemente dando un consiglio riguardo alle tue amicizie, che c'è di male. Io so scegliere le mie amicizie. Alla tua età è facile commettere errori di valutazione. Ah, bene, adesso ci mancava questa. Ma scusa, amore mio, proprio non ti capisco. Di che ti lamenti? Non ti ho sempre accontentata in tutto? Per caso ti ho negato qualcosa? Ti ho negato il diritto di essere giovane, di divertirti. Devi riconoscere che sono sempre stata indulgente. Ah, senti, mamma, è meglio che io... Ascolta il mio consiglio, tieni ben presente chi sei. Una ragazza di gran classe, che si deve comportare di conseguenza. E di quale classe parli? A quale apparteniamo noi? A quella degli arricchiti? Ricordati che tu vieni da molto in basso. Lily! A te piace disprezzare la gente di cui non hai bisogno e approfittarti delle persone che ami. Ma con me ti sei sbagliata, hai capito? Io non sono uno degli schiavi della tua ditta che compri con i soldi. E non ho neanche la pazienza di papà, che si fa mettere continuamente i piedi in testa. Lily, vieni qui. Mi stanno aspettando. Ciao.